Cinque uomini e una donna provenienti da nazioni diverse si trovano sullo stesso volo diretto in Indonesia, che fatalmente precipita nel mezzo dell'oceano indiano. Naufragono su un'isola sconosciuta dove andando alla ricerca dei superstiti si incontrano. Da quel momento lottano per sopravvivere affidandosi unicamente alle loro forze. Emergono le loro capacità debolezze e istinti, insieme al vissuto che ognuno si porta dentro e che condiziona le loro azioni, fino ad offuscare il confine tra il bene e il male. Tuttavia, non sanno che l'isola nasconde nelle proprie viscere una terribile minaccia. Orrore e coraggio, vita e morte si miscelano con l'amore e la passione, sentimenti che man mano coinvolgono i protagonisti in un intenso rapporto che li lega fino alla fine. Un romanzo appassionante, dall'inizio all'epilogo, che pagina dopo pagina sedurrà il al lettore. Allora diamo soltanto voce, un attimo, ai sei protagonisti. Allora sono. Uno studente spagnolo, uno scrittore irlandese, un'aspirante attrice americana, un chirurgo francese, un poliziotto canadese, un narcotrafficante messicano. L'aldilà. Nicolas lo chiamava, insisteva perché desiderava che suo padre si svegliasse. Sembrava reale, vicino come non lo era mai stato. Papà! La sua voce felice e leggera scivolò sul cuore di Maurice, allo stesso modo dell'aria che fischiava in quella insenatura dove aveva trovato la salvezza al francese. Nicolas! Nicolas! Quelle parole gli fluirono fuori dalla bocca ancora prima che aprisse gli occhi su quel cielo lattiginoso che lo mirava dall'alto. Il figlio gli accarezzava il volto. La sua mano era fresca e umida e si muoveva ad un ritmo costante. Maurice si svegliò da quel sogno e si accorse di avere metà viso premuto sull'arena leccata dal mare. Le carezze di suo figlio presero la forma dell'acqua e in breve svanirono, divenendo al loro posto delle fragili onde. Nicholas! si alzò e poi restò immobile col cuore in tumulto. Si guardò intorno e rivisse il ricordo del suo corpo che veniva trascinato dall'impatto nel blu dell'oceano, sempre più giù, dove l'aria non poteva raggiungerlo. Si portò le mani sul viso, poi guardò intorno a sé. Quel luogo doveva appartenere alla morte, ultimo approdo del suo spirito. Strinse le mani in due pugni serrati e sentì una fitta di dolore. L'anima poteva soffrire? Provò un improvviso senso di serenità e appagamento. Se era morto, avrebbe potuto ritrovare l'amato figlio e riabbracciarlo. Che senso aveva avuto la vita senza di lui? Indietreggiò e sentì la testa vorticare come se lui fosse in grado di rarefare l'aria o alterare le leggi di gravità. D'improvviso si sentì mancare. Cadde sulle ginocchia ed imprecò di dolore, poi riempì i polmoni d'aria e gridò: Nicolas! Il vento gli strappò le parole disfacendole alle sue spalle. Nessuno rispose. Perse lo sguardo nella silenziosa macchia tropicale che si affacciava su quel lembo di spiaggia. Sul volto si stampò un'espressione fissa di incurabile sconforto. Desideri. Ramon e Avril lunghe dita nodose penetravano la sabbia creando intrecci arcuati erano le radici delle mangrovie che conquistavano la spiaggia e parte del mare i loro fitti fusti le sollevavano da terra e le facevano somigliare a dei polpi danzianti nel mezzo dell'impianto radicale per metà sommerso sguazzavano piccoli pesci colorati e qualche timido granchio era chiaro che tra quei legnosi orditi si nascondesse un ottimo terreno di pesca avendo i giusti mezzi Ramon si piegò fino ad avere la faccia a pelo dell'acqua per guardare sotto l'intrico dei rami e vedere se ci fosse qualche sorgente, ma era scuro e quello spazio d'aria si estendeva in profondità sotto le radici. Raccolse con le mani un po' d'acqua e se la portò alla bocca. La sputò quasi subito, ma voltandosi verso Avril la sua espressione tradiva una buona notizia. Non ci posso credere! se bevi l'acqua qua sotto risulta molto meno salata di quella del mare fissava la ragazza trattenendo ancora le mani a cucchiai ormai vuote ma che cosa significa? significa che da qualche parte qui sotto sgorga dell'acqua dolce in effetti Evrillo fissò elettrizzata e come facciamo per raccoglierla? purtroppo sembra essere subacquea soluzione? ci mettiamo un bel rubinetto dai non scherzare hai un'idea? No, fammi provare a vedere meglio. Non è che, che, che ti avanza una torcia resistente all'acqua, vero? Scherzò. Ne ho due, ma le ho lasciate al capanno. Stette al gioco. Ramon sommerse in parte la testa e cercò di vedere con gli occhi aperti. Il bruciore divenne insopportabile e riemerse quasi subito. Qui sotto non si vede niente. Lo spagnolo smosse di poco le acque. Avril restò a fissarlo rapita da altro. Il suo sguardo si posò sulla pelle di Ramon, pronta a sollevarlo non appena lui si fosse voltato. La pelle della sua schiena era liscia e scurita dal sole. Libero dalle vesti come tutti gli altri, mostrava i muscoli rafforzati dalla vita all'aperto. Era un bel ragazzo, strano magari, ma attraente. Evril vinse l'istinto di accarezzarlo e scivolare la sua mano su quell'armonico corpo maschile. Quelle forme le scatenavano una forte attrazione. D'improvviso Ramon si buttò all'indietro urtandole in pieno, caddero entrambi di schiena, poi lui si alzò di soprassalto fissando ad occhi sgranati l'acqua intorbidita. «Ma che ti prende?» esclamò la donna. «Cristo, ho visto qualcosa, o meglio, ho sentito qualcosa!» Fece una pausa senza staccare gli occhi dall'acqua in movimento. Evril si allungò per vedere cosa fosse finché non uscì dall'acqua verdognola un serpente lungo una sessantina di centimetri nero a strisce gialle che spaventato dalla loro presenza, sparì tra le radici esposte all'aria. Cristo che spavento! Ramon si risedette sulla sabbia umida, guardò impallato negli occhi Evril che lesse in lui ancora un terrore cieco. Una rada barba copriva parte del suo volto e lo faceva assomigliare a un disperato. La ragazza non seppe trattenersi e scoppiò a ridere. Ti dovresti vedere. Lui fece una smorfia, una smorfia. Lo sai almeno che avrei potuto morire. E come sai che era velenoso? Appunto, non lo so? Tu rischieresti? Lei scosse la testa, ma aveva ancora il sorriso sulle labbra. Anche con un'innocua biscia d'acqua saresti saltato in quel modo? <ride> sì, ovvio, ammise. Ti fanno ribrezzo i serpenti? Non dovrebbe essere così per voi uomini. Lo stava provocando e si sentì infuocare. Non si riconobbe. La timida e riservata Evrid... Cosa le stava accadendo? Quel luogo stava facendo emergere ciò che in lei era sopito? Lui la sottrasse dai suoi pensieri. Dove sta scritto che noi uomini non possiamo schifarci di queste bestiacce, scusami? Ma perché le maneggiate tutti i giorni? Ovvio. Oh Dio! esclamò nella mente. Ma che cosa sto dicendo? Il cuore prese a martellare e le guance di lei si imporporarono, aggiungendo colore all'arrossamento provocato dal sole. Ne partì dalla pancia una scossa e un'inattesa eccitazione. Ramon si alzò con un movimento fluido e la guardò. Non era certo di aver capito. Non era abituato a simili allusioni. Poi vide lo sguardo della ragazza scivolare involontariamente tra le gambe di lui e a quel punto comprese. Non pensi di sottovalutarmi? O meglio, non pensi di sopravvalutarmi? Abuzzò un timido sorriso. Sarà stato lungo più di mezzo metro. <ride> A quel punto non aveva più senso limitare la sfrontatezza e lasciò gli istinti fluire liberi. Non mi riferivo alla lunghezza spagnolo, ma alla forma. Mi sbaglio? C'era qualcosa di divertito nel suo tono di voce, qualcosa di condiscendente. Se nei giorni successivi qualcuno avesse osservato dal cielo i sei naufraghi, andare avanti e indietro dalla foresta per recuperare il necessario per fabbricarsi armi e sacche in cui portarsi viveri e quant'altro di utile per il viaggio, sarebbero sembrati delle formiche operose. Tendevano a muoversi e a lavorare sempre in coppia, all'esclusione di Javier, quando rivestiva ruolo di cacciatore e agiva in totale solitudine. Matt e il messicano si erano specializzati nell'intaglio del legno e nella lavorazione di determinate pietre. Ramon e Maurice realizzavano delle lance e avevano da poco iniziato a implementare l'armamento con degli archi primitivi ed esili, che il più delle volte si spezzavano e li restavano tra le mani. La ricerca delle materie prime, che fossero legni flessibili e robusti, liane resistenti oppure varie tipologie di pietre, era anch'esso un compito importante che necessitava di un occhio attento. Questo era stato affidato a Ryan ed Avery, che cominciarono nel tempo a trovare piacere l'uno nella compagnia dell'altra. Lo scrittore intratteneva la donna a volte con le trame dei suoi romanzi, a volte facendo le confidenze personali. Lei si sentiva a suo agio con lui e in perfetta sintonia. Era sempre più difficile per gli altri, compreso Ramon, inserirsi tra loro. In quelle due settimane trascorse... Nella preparazione della partenza, Evril non si concesse più al giovane spagnolo, perché in lei stava prendendo spazio Ryan e, nonostante avesse avuto prova di quanto effimera potesse essere la sua libertà, non poteva che seguire i propri sentimenti. Javier, dal canto suo, sapeva che le sue occasioni avrebbe dovuto prendersele. Era evidente che anche Maurice la desiderasse in quanto uomo, ma la cicatrice che gli aveva inferto la vita lo aveva reso fragile, incapace di accapararsi con audacia ciò che non gli veniva offerto. Allo stesso modo, Matt manteneva un atteggiamento rispettoso nei confronti della ragazza con la quale viveva dei momenti di passione solo nei propri pensieri. In Evril affioravano sentimenti contrastanti e differenti verso i propri compagni dai quali dipendeva la sua sopravvivenza. Amore o compiacimento avrebbe presto imparato a dominare entrambi. Amore o compiacimento. Ma era naturale che quel contesto modificasse le regole della civiltà e i suoi avvicendamenti, istinti e attese a volte rese. In questo universo il tempo si fermava al singolo giorno che ripeteva incessante il suo ciclo, i sentimenti scorrevano liberi, senza resistenze e filtri. Le istintualità, che mai in altro luogo avrebbero potuto emergere con tanta franchezza, qui si nutrivano dell'apatia di sottofondo dando un selvaggio, vertiginoso senso di libertà. Evril, non le restavano che quelle mura di canne e legni intrecciati a dividerla dal prepotente mondo maschile. Fragili pareti che non l'avrebbero difesa dai loro impeti. Chi prima, chi dopo, avrebbe violato il suo frutto proibito, lo temeva, perché lì tutto apparteneva alla natura e a lei doveva tornare. Evril fissava il tetto di foglie sopra la testa prestando attenzione ai respiri degli altri cinque sopravvissuti. Ciascuno emetteva un suono differente, si muoveva in modo diverso nel proprio giaciglio. Sarebbe riuscita ad amare nel tempo qualcosa di ognuno di loro? Non poteva saperlo, in quel momento non lo prese nemmeno in considerazione. Il sonno faticava ad arrivare e una certa irrequietezza affiorava manovrata dalle ansie. Poi la decisione: fuggire. Non c'era il tempo di soppesare con cura i pro e i contro. Più a lungo avesse indugiato e meno avrebbe trovato il coraggio, si alzò piano per non fare rumore. Il pavimento di sabbia a tutti i suoi passi. All'ingresso del capano il falò non era ormai che un letto di bracci ammiccanti e protetta dall'oscurità, sotto la pelle nera della notte, Evelyn si diresse furtiva verso la foresta. Il buio ammantava la vegetazione disegnando sagome nere che si perdevano all'infinito, mentre camminava, talvolta inceschivicava in qualche radice oliana che calava da un albero come un serpente pigro e la paura si rafforzava nutrendo i suoi incubi. Con la notte arrivavano le ombre e i demoni visti da Maurice. Si fermò, prese fiato e poi proseguì cercando di non allontanarsi dalla costa. Il rumore del mare si era spento e senza il suo suono ritmato temeva di perdersi, ma decise di avanzare comunque. La forza le arrivava dal ricordo della violenza, delle mani che l'avevano trattenuta e avide avevano violato la sua intimità. Pianse, mentre a tratti correva e a momenti si trascinava appoggiandosi ai fusti, cercava un sentiero tra quelli già percorsi nei giorni precedenti, ma i suoi occhi non penetravano quello spazio nero. La notte dava voce alle sue creature. Da ogni dove giungevano versi, richiami di uccelli, scimmie e chissà quali altre creature. Si domandò quanto ci avrebbero messo a scoprire la sua fuga. Avrebbero rispettato la sua volontà? Si sarebbero arresi al vuoto lasciato da lei? Non poteva contare su questo. L'avrebbero cercata, cacciata come una preda e alla fine riportata alla sua prigione. Si prese il viso tra le mani sporche e piene di piccole foglie rimaste attaccate alla pelle. Avrebbe voluto specchiarsi, vedere quale fosse il suo aspetto dopo tutto quel tempo, ma forse non si sarebbe piaciuta. Arrivò in un punto in cui la giungla si apriva di poco, lasciando penetrare la luce della luna. Trovò quello che avrebbe potuto trasformarsi in un giaciglio. L'impianto radicale di un imponente albero affossava nel terreno creando pareti legnose ripide, segnava il suo dominio sullo spazio boschivo allargandosi di parecchi metri sul suolo e svettando solenne sopra tutte le altre chiome. Evry si distese tra quelle radici, vinta dal dolore alla gamba dopo un'ora di cammino su un percorso disagevole, indifferente alla possibilità di addormentarsi e di non rivedere mai più la luce del sole. L'assenza di voci era opprimente. Si figurò gli spettri di quella terra danzare intorno a lei, ovunque. L'immaginazione le ottenebrò i pensieri, poi fissò lo sguardo sul tratto di cielo che la osservava dall'alto, in un piccolo spazio aperto tra le fronde. E si vide, sola. Le rimaneva quel cielo notturno, ingioiellato di stelle. Con gambe robuste avvezze all'ambiente selvatico come quelle di un fauno, si inerpicava su quel pendio arrivando dalla voragine d'ombra da cui uscivano i demoni della terra. I piedi anneriti come carbone balzavano agili sul suolo sconnesso, i profondi occhi neri penetravano a sufficienza l'oscurità e puntavano rapidi il grande albero. Teneva stretta una mazza fatta da un legno corto e una pietra ovale con due estremità puntite. Nell'altra mano stringeva qualcosa di sferico che ondeggiava a sinistro ad ogni suo balzo. Quando lo spettro fu ai piedi del fusto delle radici a pannello, arrestò la sua corsa. Colpì con forza i contrafforti radicali col fianco liscio della pietra e un suono basso e cupo si diffuse per la foresta. Gruppi di volpi volanti infittirono il cielo e insieme a loro si levarono gli uccelli dal becco ricurvo. Altri colpi seguirono in risposta da chilometri di distanza, giungevano dai piedi della montagna e risuonavano per l'altopiano. Gli alberi parlavano tra loro comunicando messaggi nascosti. Poi lo spettro riprese la sua corsa perché poteva aver richiamato i demoni oscuri, i demoni della morte. Con gli ultimi due agili balzi raggiunse un altro grande albero risorante, tra le cui radici giaceva Evril. La vide. Si avvicinò scivolando sul terreno e si allungò verso di lei. Ne fiutò l'odore, sollevò la pietra sopra il suo cranio, afferrandole i capelli. Entrò nel sogno di Evry. La tratteneva, lo poteva sentire. Si svegliò di soprassalto, ma intorno percepì solo la notte.